Della Befana, Pinarella di Cervia, due dei grandi organizzatori, Bruno ed Alessandro, due grandi organizzatori di questo tuffo che oramai non perde il suo fascino. Da quanti anni a questa parte, Bruno? Noi che facciamo noi sono 4 anni, però c'era già da prima, noi l'abbiamo preso in mano per ampliarlo, per far vedere insomma che ci siamo anche d'inverno. Insomma, una tradizione che è di ultra decennale, insomma, quindi è una situazione che è iniziata da pochissime persone ad oggi ha raggiunto dimensioni di migliaia di persone. Noi siamo estremamente, ogni anno di più motivati nel fare qualcosa in cui fondamentalmente e soprattutto ci divertiamo a fare. E un bagno ben augurante per la stagione estiva, per la campagna, per gli animali, per tutto. Fisicamente è impegnativissimo, però il gioco ne va alla candela, no? Si dice così, quindi è una soddisfazione comunque che è a 360 gradi, perché insomma, come dicevamo prima, è una tradizione che è iniziata con poche persone che hanno iniziato questa avventura, e ad oggi abbiamo già dall'edizione ultima, la terza, quella dell'anno scorso, eravamo in 108. Ci sono vari premi, ci sono, prima cosa, ci sono varie settimane di un ombrellone e due lettini in uno dei bagni partecipanti che organizzano. Ognuno che si iscrive al tuffo c'è un lettino una giornata in uno dei bagni, solo per l'iscrizione. Poi ci sono prosciutti, salami, mortadelle. Miss Befana 2016, tuffatrice. Noi vogliamo riportare, non andare a cercare quello che non c'è, noi vogliamo vendere quello che abbiamo, la semplicità del romagnolo, l'imprenditoria del romagnolo, e vogliamo che la gente che viene da noi non venga considerata come un turista, un numero, o come mettersi un braccialetto come in un villaggio. Noi vogliamo semplicemente che uno venga, noi lo vogliamo chiamare, abbiamo uno slogan, come dire, chi viene da noi è trattato come un ospite. Vogliamo che si senta a casa sua, in modo che quando torna a casa non veda l'ora di ritornare da noi. Noi siamo bagnini, quindi vogliamo, nell'onda di quello che diceva prima Bruno, vogliamo ritornare a essere quello che siamo, bagnini della tradizione romagnola, con la nostra S che ci contraddistingue, nonostante, perché la vogliamo, siamo noi, e l'entusiasmo della nostra persona è fatta di questo, del nostro turismo, è caratterizzato da questa romagnolità. Oltre che organizzare, vogliamo essere anche noi in mezzo coinvolti a tuffarci, per far vedere che magari staremo a letto una settimana dopo, però vogliamo far vedere che ci siamo. Vogliamo dire anche che c'è oggi vin brûlé, fritto misto, castagne arrosto, c'è un po' di tutto. Sì, c'è un po' di tutto, abbiamo circa 2 quintali di vin brûlé, 250 calze da regalare ai bambini, una marea di chili di caramelle, pandori a volontà, insomma ne abbiamo per tutti. Speriamo che la gente ne apprezzi, se ci rimane qualche cosa lo regaleremo alla casa di riposo. Come siete bravi, siete veramente bravi. Ricordiamo gli amici di Cervia Volante, gli amici della CNA, gli artigiani in spiaggia, anche il 10 di gennaio gli artigiani sono già qua in spiaggia della CNA. Tutto quello che facciamo non lo facciamo perché noi non vogliamo essere chiamati uno per uno il nome dell'attività che è. Noi vogliamo che si parli di Pinarella, perché Pinarella è uno dei posti più belli al mondo, abbiamo una pineta che non ce l'ha nessuno e noi viviamo con la pineta. E noi Pinarella, uno si deve ricordare di Pinarella, non del singolo. Tutti a mollo. Tutti a mollo? Tutti a mollo. Io no però. Roberto. Come sempre freschina. Freschina quanto? Discretamente. Se voglio di andarti a coprire. Direi di sì. Ciao, ci vediamo. Grazie. Dopo. Ah, purino. Grazie, purino. Un bel massaggio riscaldante. È stato meraviglioso, un'emozione indescrivibile. Bello. Indescrivibile. Bello. Molto bello. Molto bello. Com'è l'acqua? È caldina. Non è fredda, di più. No, più. No, è tutto molto relativo. Allora, mi descrivi il tuffo com'è andata, i primi passi nell'acqua che abbiamo visto e li vediamo a rallenti. Ora, hai presente uno che ti spara nei piedi? È difficile perché non lo sappiamo, ma è una cosa simile, comunque l'ho provata. È una cosa, è quanto bella, ragazzi! La Befana migliore del mondo è Bruno! Bruno, ma insomma, vedo che ti sei vestito adeguatamente. Va bene? Va bene. Sì, perfetto. Che roba, io non lo so. L'impegno ce lo mettiamo. In quanto era fredda, lo ripetiamo, l'acqua da 1 a 10? Nella corsa è più il divertimento, è più il divertimento. Ci si scalda correndo. Sì, ci si scalda correndo, bisogna fare una preparazione adeguata precedente con il vin brûlé, però si soffre un pochino, ma per la passione si fa questo ed altro. Allora com'era? Freddina, però se vedete alle mie spalle ci sono tre eroi da anni
Loro ci stanno 20 minuti esatti. Quali? Questi signori qua sono ancora là. Beh, 20 minuti non è poco. Con un'acqua così è tantissimo. Sì. Tu hai fatto il tuffo, ti sei bagnato anche i capelli? Il regolamento è assolutamente sott'acqua due volte. Sott'acqua due volte il regolamento. Il problema è che ci sono 400 metri di bassa marea, dobbiamo andare dove arriva minimo al sole. Non hai freddo? No, adesso neanche no. Neanche un po'. Prima. Beh, l'ebbrezza è un po' l'adrenalina. Sì, l'adrenalina. Cioè, io sono 16 anni che lo faccio, sono stato uno dei primi. Il primo anno eravamo solo 6 al bagno franco. Io ho freddo per te? No, non è freddo assolutamente adesso. Beh, prima sì. Evviva il tuffo della Befana. Sì, evviva il tuffo della Befana. Dai, tutti a mollo, un'altra volta. Ah. È a mollo, via, via, ciao. E ci va. Cerchiamo di organizzare, di essere vicini, di portare gli artigiani in spiaggia e di aiutare anche i balneatori a realizzare delle iniziative nuove a favore dei turisti. Quindi sia con artigiani, degustazione, artigianato artistico durante l'anno, durante l'estate e poi anche durante il tuffo della Befana, perché ce ne ha artigianato, ma ce ne ha e anche stabilimenti balneari e anche turismo. Quindi la nostra forza è quella di cercare di rilanciare il turismo a 360 gradi, collegando la spiaggia con l'entroterra e con tutte le varie attività. Un esperimento è stato fatto anche quest'estate, un ristoratore che ha fatto una serata in un bagno al mare. Sono iniziative importanti, si parla del deserto, che comunque vedono in un'opportunità di promozione anche per altre attività in queste strutture. Quello che vogliamo proporre è tutto il nostro territorio, la nostra provincia, dare opportunità anche alle aziende della nostra collina di presentarsi in queste iniziative durante l'estate. E capiamo che viene apprezzata dal turista e dagli stessi operatori turistici, che hanno bisogno di far vedere quello che è vero. D'estate, quando gli artigiani scendono in spiaggia piuttosto che in piazza, che cosa succede? Insomma, di nome di fatto. Succedono degustazioni, dimostrazioni, laboratori, possibilità di incontrare, di mettersi alla prova da parte del turista, quindi la possibilità di costruire un piccolo mosaico, stampare le tele romagnole, degustare le marmellate, le confetture, i salumi del nostro entroterra e creare una giornata, un momento di festa o comunque cercare di sostenere anche quelle che sono le cene che organizzano i nostri ristoratori o comunque i balneatori attraverso dei prodotti particolari. È veramente un bel pomeriggio di festa qui, insomma, su questa spiaggia. Fino a qualche minuto fa c'era anche il sole, per cui insomma direi che il tuffo della Befana è entrato a pieno, insomma, uno dei principali eventi della nostra città, specie nel periodo invernale. Questo tuffo, la tradizione vuole che porti fortuna e quindi speriamo che insomma lo sia anche quest'anno e che sia un'ottima stagione estiva, e insomma quindi ringraziamo i nostri impavidi tuffatori. Ricordiamo che il nostro programma di Natale così ricco, così coinvolgente, che parte da Cervia ma dal centro storico con tutta la parte più tradizionale a Milano Marittima con la zona dello shopping, la pista del ghiaccio circolare più grande d'Europa e il tuffo della Befana a Pinarella, credo che sia un programma invidiabile, lo ripeteremo per i prossimi anni, sicuramente almeno 3+2 come ci siamo detti, e quindi ogni anno avremo delle novità e quindi vi aspettiamo già per il 2015-2016 perché questo ci porterà a presentarvi un ulteriore upgrade del nostro programma di Natale. Sappiamo fare squadre e gruppo e questa è una bella cosa. Vederci insieme, la città che ci vede uniti, amministratori insieme al sindaco, credo che già questo sia un bel messaggio, quindi è una bella immagine e un segno anche di garanzia dell'impegno della nostra collettività. Poi è chiaro che in queste occasioni non può mancare un pezzo importante del nostro mondo, che è quello del volontariato, senza i quali tante iniziative, anche come questa, non si potrebbero svolgere. Noi diciamo sempre, e anche il sindaco Luca ci dice, che noi abbiamo un DNA nella nostra città che è fortissimo, ed è quello del volontariato, un valore molto molto bello che ci portiamo dietro da tanti anni e speriamo naturalmente di continuare, perché sono una forza importante, sono un grande gruppo e sono un bel senso di comunità in città. Queste feste hanno dimostrato che unendo le forze, il pubblico ma anche il privato, si possono davvero organizzare degli eventi, delle attrattive durate ben 40 giorni, oggi terminano, ma insomma terminano direi alla grande, e insomma credo che in questo periodo di Natale, durante le feste, abbiamo davvero portato tanta gente, tanti turisti e tanta visibilità anche alla nostra località, per cui insomma direi che unendo le forze si possono ottenere grandi risultati, anche impensabili all'inizio, come era un po' nato questo tuffo.
prossimi anni bisogna che iniziamo a distruire un po' anche noi stessi, per come andremo a fare un tuffo, insomma, ci pensiamo. Stai tirando già sì, verso proviamo, la arriviamo fino a un certo punto, poi vediamo che cosa succede. Secondo me l'acqua è abbastanza calda. Andiamo a vedere. Ciao telecamere, ciao. Ti piace la spiaggia di Pinarella? Sì, da matti, sì. Vedo che ti stai gustando la tua sigaretta all'aria aperta, il vin brûlé e questo splendido spettacolo. Dimmi tu. Ah, vengo sempre tutti gli anni, mi piace da matti, ci si diverte ed è bella, una bella iniziativa. E la spiaggia più bella, d'inverno o d'estate? Inverno e in estate, tutto. D'inverno e in estate, tu di dove sei? Gambettola. Gambettola, e la scegli ogni anno, quella di Pinarella? Pinarella, sì. Perché? Perché è bella, c'è la pineta e... sono un po' emozionata. Ti stai godendo un momento bello, sei proprio l'immagine della giornata. Fortuna che c'è il sole e tutto il resto, tanta gente. Godiamoci quello che c'è nella vita. Sì. Ti chiami? Laura. Chiudiamo un periodo natalizio, ma il tuffo è un tuffo di augurio per la stagione e naturalmente i concessionari hanno contribuito, la manifestazione sta assumendo anche un carattere di intrattenimento e di diffusione del nostro territorio e naturalmente noi continueremo su questa edizione, che sono le cose che poi in fondo la gente ama, la partecipazione ne dà atto, per cui bravi loro e bravi brava Cervia, e speriamo che le cose vadano meglio nel 2016. E quindi c'è una tradizione che qui si vuole rispettare, Presidente, e soprattutto le faccio anche gli auguri per i 70 anni della sua cooperativa. Sì, grazie degli auguri, 70 anni ben portati, sono comunque un'età abbastanza importante e noi stiamo assumendo un ruolo determinante per quello che sarà la promozione turistica. Abbiamo superato questo blocco delle aperture, della chiusura della spiaggia di sera, finalmente questa città si apre al turismo e si apre alla sua vocazione, che è quella di essere attrattiva. L'altro obiettivo sul quale fonderemo i nostri sforzi è il superamento della Bolkestein. La cooperativa a breve metterà in campo le sue idee, le sue proposte e io credo che con un po' di ottimismo, un po' di fiducia e con un po' di impegno riusciremo a superare i momenti difficili.